buono da morire. D'altra parte, avevate dei dubbi? Ragazzi, volete sapere come si fa? Si fa così. Allora, oggi prepariamo un risotto col tarassaco e il gorgonzola. Abbiamo qui una bella forma di gorgonzola dolce, buonissimo. E per prima cosa, allora, decidiamo di fare un risotto mantecato e non all'onda. Quindi usiamo un carnaroli, che è il vialone nano, lo si usa per fare un risotto all'onda, quindi un po' più lento. Noi lo facciamo mantecato, quindi abbiamo deciso di usare questo tipo di riso. Brodo vegetale sempre in ebollizione, sempre quando si fa un risotto, un po' di burro, è così. Qua ho messo il burro, facciamo tostare il riso. Eccolo. Faccio rosolare a parte la cipolla, un goccino di olio. Il riso sta tostando. Quando è bello dorato, inizio a mettere il brodo. Allora, il gorgonzola non lo mettiamo subito all'inizio, ma lo mettiamo man mano a tre quarti di cottura e andare fino alla fine. Io sono uno di quelli che il riso va sempre guardato, cioè lavorato dall'inizio fino alla fine. Invece c'è chi mette il brodo, poi se ne va, fa altre cose. A me non piace, mi piace lavorarlo, quindi lo mescolo dall'interno verso l'esterno, così sempre in ebollizione, non troppo, troppo, troppo. La cipolla sta andando, tra un po' la metto dentro. Intanto taglio il tarassaco, a pezzettoni così, mi piace un po'. Poi cosa faccio? Questa la pulisco così e la metto nel brodo. La verdura possiamo, il tarassaco possiamo anche sbianchirlo da una parte perché comunque gli toglie appena appena quell'amaro. Siccome però il gorgonzola è molto dolce, quindi ha quella grande delicatezza, va a spegnere un po' l'amaro del tarassaco, quindi possiamo anche non farlo. Il gorgonzola è un formaggio che ha una grande versatilità, va bene con le carni, va bene sulla pizza, va bene con la pasta, va bene con la pasta e quattro formaggi, va bene mangiato spalmato così, va bene mangiato a scucchiaiate perché è veramente una cosa eccezionale. Ecco, cipolla è pronta, è rosolata, la vado a mettere qua. Adesso posso aggiungere il tarassaco. Aggiungo anche del brodo. Mi piace l'idea di non metterlo dentro a crema perché poi alla fine se lo metto a crema il riso diventa tutto verde, invece non mi piace. Mi piace rivedere i tre elementi importanti di questo risotto che sono il riso, il tarassaco e soprattutto il gorgonzola. Quindi tutti e tre gli elementi stanno separati l'uno dall'altro ma sono amalgamati alla fine nel risotto. Quindi il riso resta bianco, il gorgonzola resta bianchissimo, il tarassaco rimane verde. Tocco di rosmarino dentro, il profumo della salvia. Quando andremo alla fine a mettere una ciotolina di burro, mi raccomando, il burro quando si fanno i risotti sempre nel congelatore, deve essere sempre ghiacciato perché lo fa gonfiare alla fine e si manteca sempre fuori dal fuoco. A questo punto, che siamo a 5-6 minuti di cottura, iniziamo ad aggiungere il gorgonzola. Non so, ti viene da metterci la faccia e mangiarla a morsi. Ne vado a inserire un po' dentro adesso, così. Però dimenticavo di fare un piccolo assaggino per capire se è buono o se non è buono. Questo è un risotto che non ha bisogno di parmigiano, non ha bisogno di altri formaggi. Gorgonzola nudo e crudo. Adesso aggiungo un po' di poivre. Minuti di cottura e mezzo minuto di mantecatura, il riso è perfetto. Alla fine direi che due pistacchi salati possiamo metterceli sopra così.
settarti così un po'. Metto dentro adesso il profumo dell'alloro, che poi andremo a togliere alla fine in cottura. Secondo me gorgonzola e riso è perfetto. Poi qua ci si può mettere dentro, che so, animelle di vitello, ci si può mettere dentro un po' di salsiccia di Luganega brasata, insomma ci si possono inserire degli ingredienti alla fine, così per dargli ancora più forza, del rognoncino. Ecco, adesso inserisco ancora un po' di formaggio, ancora un po' di gorgonzola. Il riso è pronto. Allora, che succede adesso? Bene, prendo un po' di burro iperghiacciato, vado leggermente a manteccare. Un po' di peperone crusco sopra, così. Due pistacchi. Due foglioline qua. Ci siamo, cari amici, è il momento dell'assaggio. Questo risotto con tarassaco e gorgonzola direi perfetto. Poi con un po' di peperone crusco sopra, che gli dà quella parte un po' anche piccante, un po' aggressiva, a me piace molto. Buono da morire. D'altra parte avevate dei dubbi, ma la cosa fantastica è assaggiarlo, puoi avere qua il gorgonzolo e ogni tanto fai così, un po' di gorgonzolo, un po' di riso, un po' di gorgonzolo, un po' di riso. Festa finita.